Ok, ci siamo. Allora, io adesso vi saluto prima di tutto, quindi buonasera a tutti quanti. Iniziamo subito questo webinar particolarmente interessante. Questo in particolare è una novità assoluta. E che cosa dovete fare? Niente, voi vi collegate all'interno della board e poi dovete ricordarvi che a un certo punto, verso la fine del webinar, per chi è interessato, io attiverò il modulo per ottenere un attestato. E quindi dovete compilare questo modulo e dopodiché io lo lascerò attivo così una decina di minuti in modo che lo possiate compilare e poi con calma nei prossimi giorni vi manderò gli attestati. Sono un po' indaffarato, quindi non riuscirò a mandarveli subito, ma insomma entro qualche giorno li riceverete perché poi gli indirizzi li ho. I vostri dati anche. Bene, non mi resta che condividere lo schermo a questo punto e partire con i nostri contenuti. Quindi vai con la condivisione dello schermo, ecco qua, condividi, perfetto, naturalmente si vede tutto in una matriosca. Ecco, ditemi ancora un momento nella chat che vedete qui di fronte a voi, se vedete lo schermo proprio, perché altrimenti non possiamo svolgere il webinar, sennò cosa vi mostro? Non posso solo parlare, devo mostrarvi un sacco di cose. Sì, si vede? Bene, perfetto. Allora, naturalmente io da questo momento in poi non leggerò più quello che voi scriverete, ma a un certo punto mi fermerò per vedere se avete delle domande o delle osservazioni alle quali rispondere. Quindi da che cosa partiamo? Oggi partiamo da un modo di raccontare, ma che è anche un modo di insegnare, un modo di rappresentare delle storie molto particolari, che è organizzato attraverso un piano sequenza. Il piano sequenza è qualche cosa che nella storia del cinema ha caratterizzato molti film, ci ricordiamo per esempio di Nodo alla gola di Hitchcock. E come l'abbiamo realizzato? Ma soprattutto cominciamo a partire dalla storia che si è rivelata interessante per questo tipo di progetto. Stiamo parlando di Sallis e la montagna nel mare. Questa storia è stata realizzata da due cari amici che sono Andrea Trespidi, che l'ha creata questo racconto, e Manuel Baglieri, che l'ha illustrato con questi disegni fantastici, è un grandissimo illustratore. Hanno creato questa storia che voi dovreste vedere qui, ecco, dovreste vederla nel vostro dispositivo. Hanno creato questa storia che viene distribuita attraverso un libretto in formato stampato, quindi non è un film, non è un ebook, è un libretto, viene chiamato in formato leporino. Il formato leporino è un formato che si sfoglia un po' tipo a fisarmoniche, quindi la storia prosegue senza necessariamente voltare le pagine, ma si sviluppa. Io penso che voi ne abbiate conosciuti a bizzeffe di questo tipo di formato. Allora, quando hanno chiesto a me di realizzare invece il film, la sequenza filmica della storia e l'ebook con tutti i giochi e le interazioni che ritenevo utili inserire, io ho subito pensato che sarebbe stato tradire il loro obiettivo, la loro produzione, se avessi concepito un filmato tradizionale, cioè un filmato per sequenze, un filmato quindi che partisse dai personaggi, non so, questo personaggio che parla dice qualcosa, poi ne subentra un altro e così via, in una classica rappresentazione filmica che è suddivisa in sequenze e poi quindi all'interno di ogni sequenza in inquadrature. E ho pensato che se avessi operato in questo modo avrei tradito proprio lo spirito del libro a stampa. Tanto più che chi aveva in mano il libro avrebbe anche potuto poi scaricare l'ebook e quindi avere un'esperienza accresciuta, aumentata, differente rispetto al libro a stampa.
In secondo luogo, il film, d'accordo, quindi bisognava trovare una soluzione per realizzare appunto un piano sequenza molto lungo che rappresentasse la narrazione come il formato Leporino presentava per chi lo voleva leggere tenendolo in mano. Ma poi c'era anche l'ebook da sistemare, quindi anche l'ebook avrebbe dovuto rappresentare un'esperienza dello stesso genere. Avremmo potuto pensare a un classico ebook dove si clicca sui personaggi, questi parlano, raccontano la storia, però questo era un modo di raccontare non solo tradizionale, ma che di nuovo avrebbe in qualche modo contrastato l'idea del libro a stampa in formato Leporino, cioè di una sorta di piano sequenza. Allora è nata questa idea, cioè l'idea di organizzare sia il libro che l'ebook attraverso un formato a scorrimento di questo genere, con la voce narrante che avrebbe raccontato la storia. E così ho fatto, e naturalmente ho dovuto trovare delle soluzioni che adesso vi spiego. Ho trovato delle soluzioni, come dire, più professionali, che sono le ultime che vedremo, e poi delle soluzioni anche alla portata di tutti, perché questo lavoro, a mio parere, era così interessante che non si poteva non raccontare a persone, appunto come voi, insegnanti, eccetera, che senza bisogno di avere chissà quali tecnologie a disposizione, lo avrebbero potuto copiare, rappresentare, utilizzare. E dunque così ho fatto, mi sono messo al lavoro per creare naturalmente il prodotto nei termini professionali che andava creato, ma allo stesso tempo cercare delle soluzioni che erano più idonee, adatte a dei profani. Allora, vediamo un attimo intanto come funziona il filmato, che spero che tutti abbiate visto. Dunque, la storia comincia in questo modo: c'è un titolo, chiaramente, no? Presente, una storia di Andrea Trespidi, chiaramente appaiono i titoli di testa, e poi vedete, ecco, la storia prosegue. C'è una musica, anche la scelta della musica che ho operato, poi ve la spiegherò, anzi ricordatemelo, perché voglio spiegarvi in che modo ho scelto questo tipo di musica. La musica è una musica particolare, molto, che tiene molto su la suspense e la storia, proprio per il fatto che, essendo un piano sequenza a scorrimento, vedete siamo già al minuto e 40, 2 minuti e così via, ecco, la storia continua per, andiamo a vedere, 3 minuti e 57 secondi, compresi i titoli di coda, che sono questi. La storia viene costruita, cioè diciamo il filmato, perché la storia era già ovviamente realizzata e disegnata, il filmato viene costruito attraverso 3 meccanismi. Allora, il primo è quello di disporre di una immagine, adesso io ve la mostro, un'immagine che deve avere le dimensioni appropriate per un piano sequenza. Allora, ecco qua l'immagine, voi la vedete in sovrapposizione, molto piccola, in realtà è molto lunga. Adesso vi mostro le dimensioni reali. Queste sono le dimensioni reali dell'immagine. Provo ad allargare la schermata, la portiamo all'inizio. Eccola qua, questa è l'immagine. Dato che questi animali, questi pesci, passano da un ambiente all'altro, i due ambienti sono caratterizzati da 2 colori di sfondo diversi. Lo vedete, da questo punto in poi i pesci sono nel mare con le loro bombole di acqua dolce. Ecco, quindi questo piano sequenza è diviso, è caratterizzato da 2 colorazioni diverse che stabiliscono lo sfondo. Allora, avete visto quanto è lunga questa immagine? È un'immagine molto lunga. I disegni ovviamente sono stati creati a parte, no? Questo è chiaro, poi sono stati collocati in riquadri che poi sono stati uniti. Quindi dobbiamo lavorare su un formato molto ampio, perché alla fine dobbiamo produrre un oggetto che è, come vedete, radicalmente diverso da tutto quello che voi avete conosciuto fino adesso in termini di immagini, perché
non sono le immagini quadrate di Instagram, non sono le immagini a 16 noni delle cover di Facebook, non sono le immagini fotografiche classiche, questa è un disegno che ha delle dimensioni notevoli. Vogliamo vedere quali sono esattamente queste dimensioni? Allora, vediamolo subito. Queste dimensioni sono pari a 27.121 pixel di larghezza, cioè tutta l'immagine lunga più di 27.000 pixel, e l'altezza è di 856, poco sotto i 900. Vogliamo vedere in termini di centimetri cosa significa questo? Allora, questa immagine è lunga 956 centimetri, non male, ed è alto 30 centimetri. Se fosse stampata, questa immagine occuperebbe la facciata di un palazzo. Quindi vi rendete conto che stiamo lavorando con delle dimensioni particolarmente importanti. Naturalmente, quando l'illustratore ha realizzato, Manuel ha realizzato questa immagine, questa pesava decine e decine di megabyte, perché naturalmente c'era una certa definizione che occorreva per la stampa e così via. Noi tralasciamo questo aspetto perché a scuola non lavoriamo a questi livelli, quindi queste procedure, cioè come ci si organizza con l'illustratore, lo stampatore, eccetera, per avere questo tipo, una definizione accettabile sulla base di questa lunghezza, non è un tema che ci interessa, perché noi partiremo da zero per costruire un'immagine di questo genere e montarla in un film. È quello che vi voglio insegnare proprio dalla A alla Z, però secondo, come vi dicevo prima, delle procedure che ho appositamente elaborato per voi, in modo che possiate veramente subito, da domani mattina, ma non avete la classe perché siete in vacanza, allora da settembre con i vostri studenti potrete cominciare a lavorarci. Quindi 956 centimetri di lunghezza per 30 centimetri di altezza, o in pixel abbiamo più di 27.000 pixel per 856, e un peso tutto sommato molto accettabile, che è un peso di 5,2 megabyte. È un peso che, da un punto di vista della pubblicazione in ebook, deve essere ancora ridotto, perché le immagini nei principali store, tra i quali i bookstore, le immagini contenute all'interno dei libri, ciascuna immagine non può superare i 4 megabyte. Quindi dovremmo fare ancora una piccola operazione che consiste, per esempio, nel ridurre leggermente questa immagine, oppure l'apriamo con Photoshop e quindi la rielaboriamo un attimino in modo che perda ancora un megabyte di peso. Ma queste sono regole che interessano chi poi vuole pubblicare all'interno degli store dei libri con delle immagini, insomma, significative. Allora, avete compreso questo? Perfetto. Allora, la domanda che sorge spontanea da parte vostra, già sento i vostri ronzii, è la seguente sicuramente: ma è possibile? Dobbiamo lavorare con immagini di queste dimensioni? E come facciamo? No, non dovete lavorare con immagini di queste dimensioni. Questo piano sequenza è nato perché è stato, diciamo, determinato dall'accostamento di tutta una serie di riquadri che hanno determinato poi questa successione e che andava e che era, diciamo, originato per la stampa, quindi aveva questa impostazione proprio perché doveva essere stampato. Ma in realtà noi possiamo lavorare con delle dimensioni anche molto, ma molto più piccole. Per esempio, avete scaricato sicuramente l'immagine che vi ho inserito nella board, che riguarda la storia di Cappuccetto Rosso. Eccola qui. Vediamo le dimensioni di questo lavoro. Abbiamo delle dimensioni molto più contenute. Si tratta di una larghezza di oltre 3300 pixel, un'altezza che è inferiore a quella di Sallis, però comunque sta intorno agli 800-900 pixel. Vediamo in centimetri cosa significa questo. Abbiamo 118 centimetri, insomma, alla fine è un'immagine di poco più di un metro, niente di straordinario, e l'altezza è anche una trentina
di centimetri, quindi questo piano sequenza potrebbe anche essere stampato tranquillamente appeso all'interno della classe. Lo potrete fare rivolgendovi a un service di stampa che avrà un plotter che vi consente di avere questa stampa, magari addirittura plastificata o su un supporto rigido. Quindi ragioniamo attraverso il fatto che con un'immagine di questo genere noi possiamo ottenere diversi risultati. Se voi consegnate questo prodotto a un service di stampa, quindi non siete degli impaginatori, non siete degli illustratori, neanche degli stampatori, mandate con un prodotto del genere in un service di stampa e dite loro: io vorrei realizzare un pieghevole, loro lo fanno, perché loro montano questa immagine attraverso magari in design, così loro creano un formato a fisarmonica, per esempio, quindi ricavate ugualmente la vostra storia. Vi voglio anche far vedere una cosa che ho creato per il webinar di ieri sera, che sarebbe la timeline del webinar, che ha lo stesso identico formato della storia di Cappuccetto Rosso, questa qui sopra, però un'altra funzione. Mentre sotto abbiamo raccontato una storia, quella di Cappuccetto Rosso, prima abbiamo visto Sallis, adesso noi abbiamo creato questo oggetto per che cosa? Per presentare dei contenuti, e in questo caso gli step di un lavoro che deve essere prodotto in un certo modo. Lo abbiamo fatto anziché il solito metodo di slide o diciamo tutorial per punti, step e così via, lo abbiamo fatto utilizzando di nuovo un piano sequenza, quindi è il piano sequenza della nostra lezione di ieri sera. Ve lo mostro perché vi voglio far capire che abbiamo molti campi nei quali applicare questo tipo di soluzione. Torniamo adesso a Cappuccetto Rosso e vediamo un attimo com'è organizzato. Allora, naturalmente si tratta, esattamente come Sallis, eccola qua, la teniamo in secondo piano, qua sotto, esattamente come Sallis, abbiamo un racconto, però in questo caso non abbiamo dei testi, in Sallis abbiamo i testi, niente di male, li possiamo tranquillamente aggiungere. Perché? Perché la differenza tra questo racconto sulla fiaba di Cappuccetto Rosso e Sallis è che la fiaba di Cappuccetto Rosso rappresenta una sintesi iconografica, mentre la storia di Sallis rappresenta proprio una storia nella sua successione in tutti i suoi momenti, cioè ogni momento viene raccontato. Invece in questa di Cappuccetto Rosso non viene raccontato ogni momento, ma vengono rappresentate delle scene, e quindi la storia ha un aspetto più sintetico. Anche questo ve lo dico per quale motivo? Perché quando voi comincerete a ragionare con i vostri studenti su che cosa realizzare e come farlo, dovete sapere che avete veramente davanti diverse opzioni. E un'altra opzione importante è che noi siamo qui nel campo, come dire, della narrazione, della letteratura, se vogliamo, ma nulla esclude che qui, anziché Cappuccetto Rosso, possano esserci dei contenuti scientifici. Se noi antropomorfizziamo degli elementi, per esempio la particella d'acqua, l'atomo, la goccia della pioggia, eccetera, possiamo rappresentare veramente delle scenografie straordinarie e invitare poi i bambini a raccontarle con la loro voce. Allora, adesso, finita questa, presentazione sul modo con cui questi oggetti sono stati creati e poi possono essere utilizzati, vediamo i vari momenti che ci consentono di produrli. Naturalmente, da un punto di vista professionale, ecco, lo vedete qua in basso, usiamo le applicazioni che servono ai grafici e agli illustratori, quindi in questo caso, per esempio, possiamo impiegare Illustrator, Adobe InDesign e così via. E mentre invece le applicazioni che useremo noi sono sempre applicazioni importanti e significative, però sono applicazioni gratuite il cui uso è alla portata di tutti, quindi continuate a seguirmi mentre io predispongo il piano di lavoro.
Quindi questo ci servirà magari in un secondo momento e lo possiamo, ecco, anche chiudere. Sallis qui per il momento non ci interessa e passiamo a cominciare partendo da zero a costruire il nostro piano sequenza. Che cosa utilizziamo? Utilizziamo le applicazioni della serie Adobe, che sono le applicazioni concepite per i dispositivi mobili e sono concepite anche per consentire ai creativi di poter buttare giù le loro idee in modo rapido per poi continuare a lavorare invece con i loro computer, con le applicazioni invece che vi ho mostrato prima. Sono una serie di applicazioni, ce ne sono 7-8 interessantissime che noi possiamo impiegare per questo. Per il momento ci limitiamo a usarne una. Un'applicazione della serie Spark, Adobe Spark, quindi osservate qui il link, dovete digitare spark.adobe.com oppure cercare attraverso un motore di ricerca Adobe Spark e arriverete a una pagina che vi chiederà l'accesso. Io l'accesso l'ho già effettuato, quindi il login. Se non avete il login, voi creerete un vostro identificativo Adobe. Questo identificativo Adobe è molto importante perché vi consentirà di utilizzare tutte le applicazioni gratuite che sono messe a disposizione. Come potete vedere, intanto, questa applicazione funziona attraverso un browser. Io sto usando Safari, un browser qualsiasi, attraverso un computer Macintosh. Naturalmente voi potete utilizzare un browser qualsiasi, di nuovo, attraverso un computer Windows. E poi ci sono le applicazioni per i dispositivi mobili. Alcune di queste applicazioni sono solo per i dispositivi iOS, altre sono anche per i dispositivi Android. E siccome l'Adobe sta poi convertendo anche le applicazioni dai dispositivi iOS a quelli Android, quindi da Apple Android, un po' per volta poi le troverete tutte. Quindi controllate in base al sistema che utilizzate se avete a disposizione questa applicazione, altrimenti lo usate tramite un browser internet. Quindi siamo all'interno di questa applicazione e con il tasto più decidiamo di creare, decidiamo di creare un post. Il post è esattamente questo. È un poster, naturalmente il poster può avere le dimensioni e la posizione che preferite, quindi può essere disposto verticalmente, può essere disposto orizzontalmente. Vi mostro una cosa, per esempio, se io nella parte destra, qui vedete, utilizzo la sezione Resize per cambiare la configurazione del poster, per esempio, volessi adottare un sistema quadrato, lui fa questa operazione, cioè mi ricompone tutto con tutti gli elementi al suo interno e naturalmente li devo ridisporre, ricollocare tutti quanti. Non avrebbe senso una disposizione ovviamente quadrata di questo genere, quindi ritorniamo a quella di prima. Notiamo una cosa, qui abbiamo degli elementi, lo vedete, ognuno, io sto facendo click per esempio in questo caso su alberi e montagne, questo è un fiore, questo è un cestello della merenda, qui c'è la nonna, qui c'è Capuccetto Rosso, qui c'è il lupo, questo è un testo qui in basso, ecco, questo è un testo, questo è un altro disegno e così via. Quindi abbiamo una composizione che è fatta da figure che sono collocate all'interno di questo poster e con dei testi. Costruiamo da zero questo oggetto, quindi torniamo nella home page. Ops. Dove ho perso? Wow, ho chiuso, scusate. Poi non si è chiuso inaspettatamente, l'ho chiuso io inaspettatamente, quindi devo avere un bacco di sistema da qualche parte, cercheremo di capire qual è e poi lo cureremo. Comunque ritorniamo all'interno di Spark, Adobe Spark, tasto più, post. Tasto più, post e cerco
qualche cosa che possa fare al mio caso, oppure posso anche partire da zero. Ma diciamo che prendo questo formato, giusto perché è un formato disposto orizzontalmente. In realtà, come vedremo tra qualche istante, cambiamo subito la configurazione. Quindi intanto cominciamo col togliere questo riquadro di testo, questo potrebbe esserci utile, magari lo portiamo qui sotto. Poi questo riquadro, vedete, è diviso in 1, 2, 3 parti. Non ci interessa, noi vogliamo un'immagine solo di fondo e poi vogliamo collocare degli altri disegni sopra. Quindi è molto semplice, qui c'è un cestino, oppure usiamo il tasto di cancellazione della tastiera. Comunque sia, cancelliamo non la fotografia ma la sezione. Cancelliamo anche questa sezione, ecco qua, ci ritroviamo con un'immagine e un disposto orizzontale. Voglio però che questo sia ancora più lungo, questo formato, quindi nella sezione Resize vado a cercare quello che fa al caso mio, ed eccolo qua, abbiamo un banner in formato 3:1 e poi abbiamo invece i T-cover che è un 4:1, quindi io prendo questo. Ecco, questo è esattamente il formato che abbiamo utilizzato per la creazione della storiella, la fiaba, insomma la rappresentazione della fiaba di Cappuccetto Rosso, che si avvicina molto, non per lunghezza ma per altezza, a quello di Sallis. Adesso noi abbiamo due opzioni. La prima opzione è che abbiamo disegnato con qualche strumento, poniamo che in classe ci siano dei bravi disegnatori, bravi ragazzini o ragazzi più grandi che sappiano disegnare, possono tranquillamente prendere o disporre per esempio una serie di fogli attaccati l'uno all'altro per creare un piano a sequenza e poi disegnarli, e quindi li potremmo acquisire con uno scanner o con una fotocamera. Allora, a quel punto noi che cosa faremo? Noi selezioneremo l'immagine di sfondo, questa, e poi dall'icona vedete che appare l'opzione Replace. A questo punto andremo a caricare Upload Photo, caricheremo la nostra immagine. Per esempio, poniamo che abbiano disegnato Cappuccetto Rosso, perfetto, ce lo ritroveremo così. Però naturalmente non è questo il nostro caso. Noi vogliamo fare tutto da zero, cioè non disegniamo nulla, creiamo tutto qui e unicamente con gli strumenti che ci vengono forniti da Adobe Spark Post. Quindi che cosa facciamo? Cancelliamo l'immagine. Cancelliamo l'immagine, abbiamo uno sfondo. Cominciamo con lo stabilire che colore vogliamo in questo sfondo. Allora, per farlo noi ci rechiamo sulla parte di destra, dove abbiamo la funzione della palette dei colori. Che cosa notate? Notate una cosa straordinaria, e cioè notate il fatto che ci sono già degli abbinamenti, e quindi, importante, udite udite cari colleghi, non dobbiamo diventare cretini a cercare gli abbinamenti corretti dei colori. Quindi non dobbiamo mettere insieme il vinaccia con il giallo o fare delle cose che sarebbero un pugno in un occhio, o perdere delle ore per riuscire a trovare la composizione corretta. No, abbiamo già delle palette. Queste palette sono perfette, cioè ci propongono delle combinazioni di colori che vanno già bene. Quale preferite? Non lo so, ne volete una più su toni caldi, quindi marroni, gialli, così, o più su toni freddi, quindi azzurri, blu, bianchi. Guardate questa che è molto delicata, parte da un verde, finisce con un color cremino. Vediamo un po', io per il momento opterei per questa. Osservate che questa palette presenta un binario, quindi tenete d'occhio il binario a destra e guardate quello che succede a sinistra. A destra io faccio clic e lui cambia, che cosa cambia? Cambia la composizione, cambia il rapporto tra i colori, cambia proprio il rapporto tra i colori. Torniamo a quel verdino tenue, ecco, e cambia anche, osservate, il colore del testo, quindi adotta diverse combinazioni. Allora, una volta che noi abbiamo scelto una palette, possiamo anche modificare la combinazione tra colori del testo
colori del testo e colori dello sfondo. Ecco, stavo cercando di sistemare un po' il testo. Per sistemare il testo devo fare un doppio clic, scrivere per esempio qualche cosa che non so che cosa vogliamo raccontare. Raccontiamo una storia, adesso non so ancora quale, diciamo la nostra storia, classe, mettiamo terza C, scuola di, scuola nostra, ok, va bene, giusto per scrivere qualche cosa, ed ecco che abbiamo inserito, ops, allora, eccolo qua. Bisogna lavorarci un po' perché sono applicazioni che predispongono degli schemi già preimpostati, quindi bisogna lavorarci un po' per ottenere i risultati che desideriamo. Ecco, sono partito dal testo perché? Perché se noi vogliamo riprodurre questo schema, ve lo mostro, quello di Cappuccetto Rosso, vedete che ha una striscia in fondo con le indicazioni del lavoro. Se vogliamo fare la stessa cosa, questa striscia è la prima cosa che dobbiamo creare, perché poi le immagini, i disegni li dovremmo collocare sopra la striscia e naturalmente è più semplice spostare la striscia che non spostare tutti i disegni per mantenerli su uno stesso piano. Quindi per prima cosa creiamo la striscia. Allora, come si crea questa striscia? Abbiamo il nostro testo e poi scegliamo sempre sulla destra. Abbiamo un'altra opportunità molto interessante che si chiama shape. Shape, cioè le figure che hanno a che fare con il nostro testo. Possiamo vedere che cosa succede. Per esempio, se scelgo questa, il testo sarà contornato, sarà inserito all'interno di un box. Se invece scelgo questa, ecco che sarà collocato lungo tutta il nostro poster. Però a questo punto vedete che il colore non è più adatto, quindi cosa faremo? Una volta selezionato il testo, sceglieremo l'opzione colore e proveremo una combinazione diversa, per esempio questa o questa, eccola qua, oppure questa, per esempio, con un verde un po' più marcato, però non mi piace tanto, sono per tenerlo un po' più tenue. E quindi per esempio io opterei per questa, che mi sembra più carina. Dopodiché posso anche diminuire l'ampiezza e la spaziatura del testo, posso stabilire l'opacità, insomma dare altri valori in modo tale che il risultato sia buono. Già vedete che per esempio abbiamo una certa armonia, i colori stanno bene, il testo è quello... diciamo è impaginato bene. Possiamo cambiare i font, naturalmente cerchiamo un font magari light, eccolo, oppure addirittura vediamo questo forse anche troppo, questo non è malvagio, insomma c'è da perderci un po' di tempo, ma lascio fare a voi le vostre scelte. Io direi che potrei sistemarmi per esempio su una cosa, no, io direi su una cosa di questo genere, dov'è? Eccolo qua, così. Bene, scusate, e naturalmente potete piazzarlo in mezzo, quindi quando voi chiudete il box anche il font, cioè anche la scritta si collocherà nella sua posizione. Adesso dobbiamo cominciare a lavorare sulla storia. Cominciamo a collocare per esempio gli sfondi. Come lavoriamo? Lavoriamo in questo modo. Devo ridurre un po' la visuale perché devo tornare a mostrarvi il tasto più. Eccolo qua, abbiamo un tasto più. Questo tasto più presenta delle opzioni, l'aggiunta di nuovi testi, foto e così via, ma ce n'è una che è proprio quella che noi desideriamo ardentemente, che è l'icona, la funzione icon. Fantastico, icon. Icon, si ricorda che forse l'ultima cosa che ho cercato era phone, quindi telefono, ma voglio qualche elemento di natura.
vediamo un po' che cosa mi propone. Dunque, mi propone, ecco, per esempio, un sacco di roba. Vedete, sono centinaia e centinaia di icone che sono libere da diritti e che noi possiamo tranquillamente utilizzare. Ecco, per esempio, ho scelto questa. Non è per niente male. Bellina. Possiamo decidere di portarla su tutto lo sfondo oppure di lasciarla in background dietro. Qual è la differenza? Andiamo a vedere ancora una volta il cappuccetto rosso. È che se io la porto dietro così, quindi la rimpicciolisco e la colloco nella parte superiore dell'immagine, ho più spazio e quindi do un effetto di, come dire, di tridimensionalità. Poi addirittura c'è questa che è questa strada, no? Che dà una maggiore prospettiva alla storia, che è comunque una storia piatta, bidimensionale. Quindi decidete voi che cosa preferite. Lasciamola così. Stabiliamo subito il colore. Non è male questo colore, ma possiamo ancora fare delle prove. Vediamo che in questo caso la nostra palette ci propone due tonalità differenti, una un po' più chiara e una un po' più scura. Io lascerei questo, oppure potremmo anche cambiare decisamente genere. Io non ve lo consiglio perché, guardate, poi ci troviamo a fare un sacco di pasticci, il nero assolutamente non è indicato in questo caso, perché poi dobbiamo collocare anche i personaggi sopra la storia, quindi lasciate pure così guidare dalle palette di sistema. Bene, dobbiamo duplicare adesso questo elemento, quindi duplicate e poi lo collochiamo qui di fianco e poi di nuovo duplicate qui di fianco. Poi possiamo variare a un certo punto, quindi torniamo a icon, sempre in natura, troviamo qualche cosa magari sempre di montagna, leggermente differente, può essere questa. Ecco, vediamo un po' cosa ci offre la colorazione, lo riportiamo allo stesso colore delle altre, lo duplichiamo un paio di volte e così via, possiamo andare avanti. E naturalmente poi possiamo fare tutte le ricerche che volete. Se volete cambiare un'icona, basta selezionarla e poi osservate qui Replace Icon e quindi la potete rimpiazzare. Invece ne voglio aggiungere, non voglio toglierle, però procedo più rapidamente adesso perché avete capito che cosa stiamo facendo. Quindi rimpiccioliamo questo disegno, poi lo duplichiamo. Eccolo qua. Essendo una storia a scorrimento, è importante creare delle variazioni paesaggistiche o comunque che riguardano lo sfondo, potrebbe essere anche uno sfondo metropolitano. Basta naturalmente cercare, per esempio, la città. Cercate i termini in lingua inglese, ovviamente, perché avrete a disposizione un materiale straordinario. Eccolo qua. E poi alla fine si arriva in città. Cambiamo il colore e siamo a posto. Abbiamo già definito la struttura del nostro sfondo. Adesso dobbiamo rappresentare la storia, no? Vediamo un po' che cosa vogliamo raccontare. Possiamo raccontare la storia di due bambini. Quindi cerchiamo. Children, potrebbero essere dei bambini, vediamo un po'. Eccolo qua, dei bambini felici che giocavano insieme. Vi piace? Le storie iniziano sempre così, no? Due bambini che giocano. Possiamo cercare a lavorare un po' sui colori, naturalmente cambiare modalità, eccetera. Però questo grigio, addirittura un nero che risalti, forse un nero no, lasciamo questo grigio, poi vedremo. Ci sono due bambini che cosa fanno questi bambini?
questi bambini, vediamo un po', questi bambini giocando si allontanano magari lungo una strada, perché no, giocando si allontanano una strada, vediamo un po' che cosa possiamo, vedete cosa mi viene in mente? Non è mica la storia di Hansel e Gretel questa, eh? Bello, perché è anche una grafica diversa da quella che abbiamo utilizzato prima, e quindi faremo così, e anzi la duplico un paio di volte, perché voglio creare qualche cosa di più denso, proprio un bel bosco. E posso anche cambiare naturalmente la colorazione, adesso procedo rapidamente, non posso, ecco, facciamo così, utilizziamo questo grigio in modo che distinguiamo nettamente questo bosco da, e poi duplichiamo anche qui, non li duplichiamo i ragazzini, semplicemente inseriamo un'altra icona con i nostri ragazzi. Intanto io controllo che ore sono, perché ho tante cose da raccontarvi, e quindi anche se non concludiamo questo lavoro, però mi interessa mostrarvi l'impostazione. Ecco, questo potrebbe dare l'idea di bambini che sono di spalle, magari addirittura un po' spaventati. Vediamo, un bel nero starebbe meglio. Ecco, poi possiamo rendere anche il bosco più opaco, insomma, possiamo lavorarci un po' su in modo tale da creare una composizione migliore. Va bene, potrebbe essere una cosa di questo genere. Ragazzini, e così via, naturalmente possiamo continuare. Notate che questa è una figura piena, quindi copre anche lo sfondo, queste non sono figure piene, non coprono lo sfondo, ovviamente potete scegliere nelle vostre ricerche delle figure più appropriate che non mostrino naturalmente lo sfondo, altrimenti le dovrete poi spostare per esempio qui o da un'altra parte, insomma, in modo che non ci sia questo effetto. Però noi adesso penso che abbiate capito bene qual è il sistema attraverso il quale noi procediamo. Possiamo anche cambiare le colorazioni, sistemare tutto, eccetera. Quindi recchiamoci in realtà al lavoro che abbiamo completato, che è il lavoro della favola di Cappuccetto Rosso. E diciamo che abbiamo finito. Abbiamo stabilito le colorazioni appropriate, il lupo, tutta la storia. E che cosa facciamo? Ma è molto semplice, facciamo il download. Quindi scegliamo di scaricare questa immagine attraverso il sistema di download nel formato JPEG o PNG. PNG mantiene la trasparenza, però la trasparenza francamente non ci interessa, a meno che per qualche motivo lo sfondo non sia bianco, perché voi lo volete sovrapporre a qualche cosa d'altro, e quindi ci va benissimo che sia in JPEG, anche perché JPEG è un formato che comunque per noi andrà benissimo e occupa meno peso. Ed ecco la nostra il nostro lavoro, il nostro poster, che in realtà è questo piano sequenza, che è esattamente questo, l'abbiamo appena registrato. Un'altra cosa che possiamo fare, perché magari vogliamo mostrare questo lavoro agli studenti, ai colleghi, eccetera, prima di concluderlo, è quello di condividerlo attraverso la funzione share. La funzione share ci permette naturalmente di spedirlo via email, di pubblicarlo su Twitter, Facebook, eccetera, ma in realtà ci permette di avere un link, eccolo qua. Quindi se facciamo così, link, Adobe pubblicherà questo lavoro in questo link, e il risultato sarà questo. Lo incollo all'interno del browser e mi trovo né più né meno che col mio disegno, e sotto va bene delle indicazioni. Tra l'altro si può anche dire mi piace,
e si può di nuovo ricondividere su Facebook e Twitter nuovamente. Dunque, abbiamo concluso questa parte. Abbiamo creato il nostro piano sequenza. Vi voglio mostrare anche un altro modo per creare questo piano sequenza con un'altra applicazione, però ve la mostro proprio per un minuto, perché vi faccio vedere solo il trucco iniziale senza riprodurre tutto il resto. Scusate, ho bevuto un sorso d'acqua. Senza riprodurre tutto il resto, perché per qualsiasi motivo potreste preferire, per esempio, di lavorare con un'applicazione grafica tipica, che potrebbe essere Keynote o PowerPoint. Io uso Keynote per Macintosh, voi potrete utilizzare PowerPoint. Come? Usiamo un'applicazione per fare slide, per preparare questo piano sequenza? Certo, perché le applicazioni per creare delle slide non sono altro che delle applicazioni grafiche. Alcune, come Keynote, sono potentissime da un punto di vista grafico, consentono di fare cose incredibili, consentono di fare anche delle cose del livello di applicazioni, in certi casi, naturalmente, del livello di Motion, di After Effects, o addirittura hanno delle funzioni interne che assomigliano molto ad alcune funzioni di Photoshop e in parte anche di Illustrator, possono avere delle curve di Bézier per comporre gli oggetti, eccetera, eccetera. Adesso io però vi voglio far ragionare su un aspetto, perché notate subito la differenza. Qui abbiamo un formato che è un formato appunto poster, lungo quello che avevamo visto prima, e qui chiaramente è un formato da slide. Che cosa posso fare? Semplice, io vado in documento, e qui nelle dimensioni della diapositiva cercherò personalizza le dimensioni della diapositiva. Allora gli dirò che la larghezza saranno 4000 punti e l'altezza saranno 900. Ed ecco il risultato. Ho una slide che è di 4000 punti di larghezza e 900 di altezza. Naturalmente una slide che proiettandola non serve a niente, perché mi produrrà un'immagine molto piccola, perché dovrò contenerla per esempio in una LIM 4 terzi, per dire, o in un monitor, e quindi, ma a me non interessa nulla, perché in realtà quello che io collocherò qua dentro poi sarà esportato come immagine. Quindi esporta come, eccolo qua, immagine, JPEG, PNG, TIFF, eccetera, eccetera. Se volessi, potrei lavorare all'interno anche di questa applicazione semplicemente con le forme che mi vengono offerte. Per esempio, ecco, gli animali. Posso lavorare anche in questo modo, se preferite, perché conoscete meglio questo tipo di applicazione. Qua riproduciamo lo schema che vi ho insegnato prima, che sarà così. E poi disposizione, porta in fondo, questo è il tipo, cambiamo colore, eccetera, eccetera. Adesso non voglio dilungarmi su questa faccenda. Ok, operiamo esattamente allo stesso modo, importando gli oggetti e così via. Vi ricordo che potete utilizzare delle, eccolo qua, applicazioni, dov'è? Tac, come Flaticon. Flaticon, eccola qua, che vi consente, dai, eccolo qua, che vi consente di appunto scaricare tutte le icone e gli elementi che desiderate aggiungere quando operate in questo modo. Allora, vi ho mostrato due esempi di come si crea un piano sequenza. Il primo è realizzato attraverso l'applicazione Adobe, quindi abbiamo utilizzato Adobe Spark Post, e che contiene tutto al suo interno, e che tra l'altro mi offre tutta una serie, ma sono decine di migliaia di immagini che possiamo utilizzare liberamente, quindi possiamo anche insegnare questo ai nostri studenti, a essere corretti nell'utilizzo delle immagini. Oppure abbiamo utilizzato un'applicazione come PowerPoint, cambiando dalla struttura del documento le dimensioni, e poi via via
aggiungendo gli elementi che ci interessano. Adesso diciamo che abbiamo costruito il nostro oggetto e quindi non ci resta che creare il filmato. Come creiamo il filmato? Il filmato lo creiamo, adesso devo spostare un po' di cose qui sulla scrivania, lo creiamo attraverso un'applicazione di montaggio video. Io voglio utilizzare iMovie di Apple per iPad, perché non tanto perché voi abbiate magari il perché tutti voi abbiate l'iPad, ma perché vi voglio far capire quanto è semplice lavorare con questi strumenti. Quindi se avete altri tipi di tablet, voi naturalmente sceglierete delle applicazioni che possono fare quello che adesso io vi mostro, ma normalmente le applicazioni per il montaggio filmico più semplici, appunto per iPad, per Android e così via, possono fare quello che io adesso vi mostrerò. Ho già creato una base per farvi vedere come funziona. Ecco, abbiamo tutto il piano sequenza, vedete, se io faccio partire il play, voi lo vedrete a scatti per una questione di distanza, e di connessione di rete, eccetera. In realtà si muove in modo molto fluido. Adesso lo scorro col dito, voi vedete che abbiamo la nostra rappresentazione che dura 2 minuti e 30 secondi. Ok, adesso chiudo e partiamo da zero, lo costruiamo. Come abbiamo fatto? Allora, tasto più, naturalmente, quale che sia l'applicazione di montaggio video, voi direte di creare un nuovo progetto e all'interno di questo nuovo progetto collocherete un'immagine, quale? Ovviamente quella che avete creato, quindi nel nostro caso sarà l'immagine di Cappuccetto Rosso, quindi la seleziono e poi crea filmato. Ed eccola qua. Però non funziona, guardate cosa fa. Parte qui dal cestello, mi taglia via la mamma, finisce sulla casa e il tutto dura 11 secondi. Disastro totale. No, nessun disastro. Seleziono l'immagine. Che cosa devo stabilire? Devo stabilire quanto dura. Allora, la durata dell'immagine in iMovie al massimo è stabilita in 2 minuti e 30 secondi. Quindi se io tiro, vedete, prendo questa immagine per una maniglia e poi la tiro, osservate come cambia il numerino qui di fianco. È quello che mi indica la durata dell'immagine, cioè quanto deve rimanere sullo schermo. Deve rimanere sullo schermo per il massimo ai 2 minuti e 30 secondi. E se io voglio fare una narrazione di 5 minuti, ve lo sconsiglio, perché sostenere una narrazione di 5 minuti è dura, ma voi naturalmente a questo punto prenderete di nuovo la stessa immagine, la collocherete qua di fianco e continuerete la narrazione per altri 2 minuti e 30 secondi. Naturalmente poi la dovrete tagliare in modo tale da far coincidere la fine della prima con l'inizio della seconda. Adesso che abbiamo stabilito la durata, quindi c'è sempre qualcosa che non funziona, perché questa immagine si muove vediamo un po' come si muove dal basso verso l'alto, quindi non funziona, e poi non compaiono tutti gli elementi. Che cosa devo fare? Devo applicare gli effetti che vengono chiamati, a seconda dell'applicazione che voi utilizzate, vengono chiamati o Ken Burns o Pan and Zoom. Ricordatevelo, o Ken Burns o Pan and Zoom. Quindi tap sulla immagine, poi guardate cosa c'è scritto: pizzica per posizionare all'inizio, quindi pizzico con le mie dita e posiziono l'immagine qui, quindi taglio via la mascherina prima di tutto, la dimensiono un po' così, in modo che magari, ecco, la mamma e Cappuccetto Rosso appaiono prima del lupo, e poi vado al punto finale. Al punto finale dirò pizzica per posizionare la fine, e la fine sarà questa, quindi arriveremo alla rappresentazione della storia a lieto fine, quindi il cacciatore che spara al lupo e poi Cappuccetto Rosso. E quindi questo è lo schema, via, e quindi poco per volta, 2 minuti e mezzo, l'immagine scorrerà in questo modo. Ovviamente posso fare tante cose, posso chiudere un po' perché voglio vedere di più il paesaggio, posso agganciare questi piano sequenza uno dietro l'altro, in modo che posso passare da una rappresentazione, per esempio da così
fa così, poi magari può tornare giù, poi magari può si può far inquadrare meglio il lupo e poi posso puntare sulla nonnina e ampliare un po' questo, cioè posso fare questi lavori. Come li posso fare? Nelle applicazioni di montaggio video professionale, come vi farò vedere tra pochi minuti, io questo lavoro lo faccio attraverso i keyframe. Tra poco apriremo Final Cut e vedremo come posso creare la stessa cosa con, ma proprio rapidissimamente, perché stiamo arrivando alla conclusione del nostro webinar, quindi abbiamo ancora 10 minuti, un quarto d'ora. E invece nelle applicazioni più semplici, cioè quelle per i tablet, quelle di questo genere, io che cosa devo fare? Devo prendere, riprendo di nuovo il piano sequenza, lo riporto qui dentro e inizierò con un'altra inquadratura. Per esempio, poniamo che io arrivi qui, a questo punto, ecco, d'accordo? Qui inizierò invece al punto del cacciatore, ma naturalmente posso anche fare così. Quindi ritolgo la dissolvenza che non mi interessa e il passaggio da uno all'altro sarà questo. Ecco, il passaggio sarà questo, vedete? Naturalmente in questo caso non abbiamo più un vero e proprio piano sequenza, perché abbiamo tagliato, quindi non possiamo dire che sia un piano sequenza, perché abbiamo cambiato inquadratura. Però cioè, non importa, voglio dire, voglio spiegarvi che potete realizzare un'opera di questo genere attraverso diversi meccanismi. Registriamo la voce fuori campo proprio qui, all'interno della nostra stessa applicazione. Ecco che cosa facciamo. Facciamo un tap su il microfono, pronto a registrare. A questo punto iniziamo, diamo il via, inizia. 3, 2, 1. Un giorno la mamma di Cappuccetto Rosso chiamò la sua figliola. Aveva un cestello in mano e le disse: guarda, dovresti portare questo cestello con i viveri alla nonna, perché la nonnina è ammalata, ma fai attenzione perché potresti fare dei brutti incontri, quindi prendi la strada più breve e non passare in mezzo al bosco. Sì, mammina, starò attenta, non ti preoccupare. Tuttavia Cappuccetto Rosso, che molto allegramente raccoglieva i fiorellini mentre passeggiava, incontra un lupo, e questo lupo, molto affabile, molto elegante, dice a Cappuccetto Rosso: Cappuccetto Rosso, perché non fai quest'altra strada? Questa è molto, ma molto più breve, vedrai che eviterai tutti i pericoli della foresta. Senti chi parla, proprio il lupo va a raccontare questo. Invece lui era un grande imbroglione, perché aveva indicato a Cappuccetto Rosso la strada più lunga, non quella più breve, ed è stato invece il lupo a prendere la strada più corta, e quindi rapidamente il lupo si incammina verso la casa della nonna attraverso appunto la strada più corta e giungerà molto prima di Cappuccetto Rosso. E quando giungerà alla casa della nonna, ecco, sto andando un po' troppo in fretta, quindi delle due l'una, o allungo il racconto oppure accorcio i minuti, forse 2 minuti e 30 sono anche troppi, queste cose qua vanno studiate. Comunque alla fine io registro quello che devo registrare, stop, accetta, ed ecco qua che abbiamo il nostro racconto. Vedete la registrazione, adesso non lo potete sentire ovviamente, però il tutto è molto semplice. Voglio aggiungere una colonna sonora con i movie. Non c'è niente di più semplice, perché posso prendere per esempio una musica a tema, e vabbè, però non so se poi la musica a tema funzioni esattamente, oppure vado a cercare un'altra musica, per esempio delle registrazioni, qualcosa che ho importato e così via, o della musica che ho io, dei brani, eccetera, e questo è il risultato. Naturalmente poi aggiungo i titoli di testi, i titoli di coda, però questo non è un webinar sull'utilizzo di iMovie, chiaramente, anche perché iMovie è un pretesto, come vi dicevo, voi potete utilizzare quelle applicazioni che, questa è la cosa importante, in ogni caso hanno due elementi, possono creare il pan and zoom oppure l'effetto cam bounce, e poi possono stabilire una durata molto lunga di persistenza dell'immagine all'interno del nostro racconto.
Quando avete finito, poi esporterete il vostro lavoro e basta, e avrete il filmato. Vedete che quindi ho utilizzato un sistema molto semplice e credo per voi assolutamente interessante per, ecco, fare questo. Vediamo come funziona rapidamente invece con Final Cut una cosa di questo genere. Final Cut è un'applicazione professionale per montare filmati, è quella che uso normalmente assieme ad altre, Premiere, DaVinci, eccetera, che mi servono per montare i film, quelli che faccio, non per scopi, diciamo, scolastici, okay, ma per motivi professionali. Allora, abbiamo il nostro piano sequenza, che è questo di Cappuccetto Rosso, lo importiamo nella timeline. È molto semplice con Final Cut, perché io acchiappo una maniglia a questa immagine e la porto, siamo già a 1:02, la portiamo a 1:15, abbiamo detto che 2 minuti erano troppi, facciamo 1:50, che sono circa 40 secondi meno di quell'altra, abbiamo circa 1:50 e qui di persistenza dell'oggetto. Adesso noi facciamo partire il play e non succede niente, vedete che l'immagine è fissa. Per quale motivo? Perché la dobbiamo muovere, qui non abbiamo le funzioni, diciamo, non usiamo, anzi, perché l'avremmo anche, ma preferiamo utilizzare il keyframe perché abbiamo un controllo più professionale. Che cosa facciamo? Ci collochiamo con la testina all'inizio della nostra immagine e poi qui in basso, dove vedete il cursore, abbiamo una icona della trasformazione, facciamo così, transform, e poi qui in alto abbiamo un pulsantino molto piccolo, però poi voi magari, se vedrete poi la registrazione, potete ampliarlo. Comunque sappiate che qui in alto c'è un pulsante più, e questo pulsante più è il pulsante che ha fissato un keyframe, cioè mi dice che il punto di partenza di questa immagine è questo, si parte da così, va bene, poi si arriverà al fondo, naturalmente, a mettere un altro keyframe. Però dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo, tornando sempre indietro, allargare questa immagine, perché ecco, il piano di visualizzazione è molto più ampio, quindi la allarghiamo, la disponiamo come dovrebbe essere, magari proprio così. Vedete come regge bene anche la qualità della grafica. E poi diremo che, e quindi qui abbiamo il nostro keyframe, e poi portiamo il cursore avanti alla fine. Vedete che l'immagine resta fissa perché lui pensa che quella sia la posizione definitiva, invece no, portiamo la testina, il player al fondo e poi scorriamo fino ad arrivare alla conclusione. Vogliamo ancora escludere il cacciatore, quindi faremo così, ecco. E dunque abbiamo questo risultato, otterremo, grazie ai 2 keyframe, l'immagine scorre. Se arriviamo a questo punto e vogliamo mostrare la casa, dovremmo aggiungere un keyframe, per esempio qui. A questo punto noi selezioniamo sempre il nostro come si chiama, selettore della trasformazione, tasto più, qui, zac, ecco un keyframe, abbiamo inserito un keyframe proprio a questo punto, e poi inseriamo un keyframe alla fine, quando lui, ecco, quando non ci mostra più la casa. Quindi di nuovo un altro keyframe. Adesso torniamo al keyframe precedente e ridimensioniamo l'immagine così, l'accorciamo così perché vogliamo vedere di più il tragitto, così poi passiamo a quello successivo quando si chiude. Anche questo, diciamo, lo sistemiamo così e lo mettiamo più in questa posizione. Quindi a un certo punto lui, quando passa da uno all'altro, farà questo lavoro. Ecco, farà questo lavoro, osservate. Ecco qui, allarga l'immagine e poi ritorna
Non abbiamo allargato abbastanza, dovremmo farlo un po' di più per mostrare di più la casa. Però questo è solo non per spiegarvi come funziona Final Cut, ma per mostrarvi la differenza nel caso qualcuno di voi fosse interessato ad utilizzare delle applicazioni professionali, allora sappia che il modo migliore per lavorare è quello di applicare i keyframe. Bene, siamo giunti alla fine, perché non ci resta a questo punto che inserire la musica, ma non la inseriamo. Voglio solo darvi un consiglio su dove trovare la musica nel caso in cui voi non sappiate produrla o non l'abbiate. Il consiglio che vi do è di cercare di stabilire un abbonamento attraverso Epidemic Sound, specialmente se la scuola fa largo uso di musica, produce filmati, eccetera. Un abbonamento che costa un tot di euro all'anno, però vi consente di avere a disposizione migliaia di tracce d'autore che potete utilizzare poi liberamente. In ogni caso, posso fare una scelta per genere, eccetera, o semplicemente cercare, per esempio, qualche cosa del genere. Cerco Romantic, mi appariranno delle tracce, vedete qui quante sono, le ascolto e poi dopodiché le scarico quella che mi interessa o quelle che mi interessano per montare la musica nel mio film. Quindi ricordatevi, Epidemic Sound è tra i servizi internazionali, ce ne sono alcuni, ma questo a mio parere è quello che, almeno per le mie esigenze, per quello che io devo fare, funziona meglio, più interessante. Adesso c'è l'ebook da creare, quindi deve essere proprio fatto così. Ora, io non vi insegno a creare l'ebook con tutte le animazioni, eccetera, è impossibile, bisognerebbe avere diversi webinar a disposizione, fare un corso su questo, perché al suo interno ci sono giochi, cose di tutti i tipi, ma c'è una sola cosa che interessa, e che è, ecco, vedete, sono giochetti di questo genere, per cui appaiono delle cose così, questo è solo come introduzione, rumori associati, ci sono giochi del memory, giochi per esempio di posizionamento degli oggetti. Ecco, dovete pensare che è un libretto concepito per bambini tra i 3 e i 5 anni e da fare anche con i genitori, quindi ci sono anche cose a scoperta che si possono colorare, insomma tutta una serie di cose che vedrete per conto vostro. C'è una sola cosa che qua mi interessa ed è questa. L'ebook è suddiviso in capitoli e ogni capitolo è caratterizzato da un piano sequenza che si vede integralmente così, cioè si sposta e quindi si legge in questo modo, col dito, dal vostro tablet. Adesso io lo sto facendo dal computer, ma il modo ottimale per vedere questo oggetto è il tablet. Potete anche ingrandirlo un pochettino, potete anche muoverlo entro certi limiti, i limiti sono prestabiliti, e quindi arrivate a scorrere la storia e non a voltare pagina. Scorrere la storia e non voltare pagina. E naturalmente potete decidere che questi capitoli siano lunghi della misura che vi fa più piacere, chiaramente. Il mio consiglio è di impiegare un'applicazione che si chiama PubCoder, la migliore applicazione oggi sul mercato per creare libri interattivi compatibili con tutte le piattaforme. È un'applicazione straordinaria. Se andate a cercare nelle registrazioni dei miei webinar, ho già tenuto 3 o 4 su come funziona PubCoder, quindi sicuramente potrete imparare da lì, altri ne terrò. Vi dicevo, non è oggi l'oggetto del nostro webinar, però noi abbiamo collocato tutta l'immagine qui completa, e questa immagine ha una funzione naturalmente di pan and zoom che troverete qui, quindi è attraverso il pan and zoom del montaggio video, il pan and zoom nel box dell'immagine, che voi potete creare un ambiente di questo genere. Quindi vediamo l'anteprima, e l'anteprima esattamente funziona nel modo in cui vi ho spiegato. Poi ci sono tutte le interazioni, chiaramente, vabbè, qui sono tutte cose da aggiungere e da creare. Quando avete concluso, naturalmente create i pub file,
fate il play dell'EPUB5, vi trovate il vostro formato, il vostro libro in formato EPUB, oppure XPUB, che è un formato molto bello creato da PubCoder, che va visto con il suo reader, che è un reader multipiattaforma, esiste per Mac, esiste per Windows, per Android, esiste per iOS, e quindi avrete veramente un'esperienza straordinaria. Diciamo che da questo momento fino a 10 minuti dopo il webinar avete la possibilità di compilare il modulo per la richiesta dell'attestato. Bene, per questa sera è tutto. Grazie per aver partecipato a questo webinar. Avrete notizie sul proseguo della nona stagione. Fatemi sapere se realizzate dei prodotti con quello che vi ho insegnato. Sono molto curioso. Ci risentiamo presto e intanto manteniamo i nostri contatti all'interno di WeSchool. Ciao a tutti, buonanotte, grazie per la partecipazione.